Confesso che parlare dell'Italia è stato molto più semplice che non parlare del Bangladesh, perché tutte le mie informazioni relative a questo paese derivano da ricerche, da filmati, da libri, da romanzi, insomma diciamo che mi sono costruita questo mondo e in questo mondo si immedesima la mia protagonista. È una ragazza giovane, è una ragazza che è sensibile, amante dei fiori, ha un giardino fiorito perché è privilegiata rispetto al mondo di baracche e di miseria che la circonda. Lei è figlia di un impiegato di banca, quindi è già a un livello decisamente superiore rispetto al resto. E lei ama la sua vita, ma soprattutto ama studiare, e in questo ambiente lei è felice di poter correre a scuola, è felice di poter apprendere. Il suo desiderio più grande è diventare maestra e insegnare. Vedremo che questo ambiente che la circonda, non solo la circonda, ma la soffoca. La soffoca perché si ritrova imprigionata in una realtà di regole dette e non dette che la costringeranno a fare cose che non vuole fare, che non desidera fare e che nonostante la sua disperazione viene costretta a fare. L'aspetto più delicato è legato al fatto che in realtà in questo ambiente che la soffoca il desiderio dei parenti, dei genitori, non è quello di soffocarla o di costringerla. In realtà la finalità sarebbe quella di proteggerla. E quindi c'è un grandissimo contrasto in un ambiente che la imprigiona e la obbliga a fare cose che non vuol fare e invece la convinzione da parte del padre, della madre, della nonna che in questi ambienti è molto importante, la nonna materna, che le organizza il matrimonio indesiderato. Ma vorrei ritornare alla seconda ambientazione di Donatella, ci ha lasciato per così dire un po' a metà strada, c'è questo Bangladesh ma c'è anche un'Italia e le due nazioni fra loro dialogano proprio nella prosecuzione della storia di Sadhu. Allora, in effetti Sadia deve raggiungere l'Italia. E perché deve raggiungere l'Italia? Perché proprio per questa idea di riscatto che i genitori hanno pensato per lei, finalmente Sadia potrà lasciare il Bangladesh, paese misero dove non c'è istruzione, non c'è assistenza, non c'è nulla, per raggiungere questo obiettivo meraviglioso che rappresenta proprio l'Italia. E allora questa ragazza giovane, inesperta, sull'Italia conta, spera di trovare effettivamente in Italia un mondo nuovo. Per un poco si illude che poi forse questa decisione presa contro la sua volontà potrà aprirle degli scenari che non poteva attendersi rimanendo al suo paese. E però quando arriva in Italia trova una realtà che era molto molto deludente rispetto a quello che lei si aspettava. E se devo andare avanti? Con prudenza. Con prudenza. Lei deve partire da sola. Allora noi immaginiamo una ragazzina giovane, inesperta, tenuta prigioniera in casa per ragioni di tradizioni culturali, che si trova improvvisamente libera in quanto donna sposata. Quindi nel momento in cui è sposata, dal punto di vista sociale acquisisce il suo ruolo in Bangladesh e la sua libertà, e deve affrontare da sola, perché il marito l'ha preceduta, un viaggio aereo che la porterà a Roma. Chi sono i buoni e chi sono i cattivi in Sadia? Chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Domanda difficile, perché io non amo mai dividere gli esseri umani in buoni e cattivi. Però
in questo caso una connotazione inevitabile avrà poi le sue attenuanti, ma indubbiamente è così. Il cattivo nel libro è il marito di Sadia. Il marito che la tormenta, il marito che per ragioni di ignoranza, di grettezza, di tradizione che la donna deve essere succuba del marito, per una serie di ragioni che possono attenuare la sua posizione, e poi vedremo che anche quando ci saranno gli risvolti legali verranno richiamate queste motivazioni. La motivazione è l'inserimento, la contestualizzazione del personaggio nel suo paese, nella sua nazione, nelle sue abitudini. Ciò non toglie che Fahim abbia all'interno di sé una componente di cattiveria che lo rende implacabile nella persecuzione. Beh, indubbiamente Sadia è considerata una ribelle perché non si adegua facilmente a queste situazioni, quindi volendo ribellarsi al fatto di dover soggiacere in tutti i modi, in tutte le maniere, viene considerata anomala. E questa è un'anomalia che però succede spesso che venga identificata quando una donna subisce violenza, cioè anche l'ambiente familiare che la circonda dice sì, ma tu perché rispondi, sì, ma tu perché reagisci, e questo leva l'infa vitale, fa dubitare delle proprie capacità, dei propri diritti, della propria necessità di essere liberi, di poter uscire di casa, di poter uscire di casa, perché Sadia è costretta a chiedere permesso. La troviamo con un bambino piccolo che deve accompagnare all'asilo, e quando deve tornare a terrore perché il telefono squilla e lei deve rispondere e quindi deve dimostrare di essere a casa, di essere tornata in quel tempo, come si dice, misurato che il marito le concede, facendo tutti i conti di quanto impiegherà a camminare a un vecchio paio di ciabatte che le sfugge, e lei nonostante questo deve correre. Ecco, tutto questo è una situazione che indebolisce la psicologia del singolo, lo fa sentire alla mercé di questo violento e persecutore, che però ha ragione lui, perché lei non sa fare le cose, perché lei non sa cucinare, perché lei non sa mandare i bambini piccoli, perché lei non sa fare. E quando chiama a casa per avere conforto si ritrova che le sbandirano contro, sì, ma anche tua zia ha sempre preso botte perché non si sapeva rassegnare a obbedire al marito. Quindi è giustificata dalla società la violenza, è intrisa la società della giustificazione della violenza contro le donne.